Pensa che si muore e che prima di morire tutti hanno diritto a un attimo di bene. Ascolta con clemenza, guarda con ammirazione le volpi, le poiane, il vento, il grano. Impara a chinarti sul mendicante. Coltiva il tuo rigore e lotta fino a rimanere senza fiato. Non limitarti a galleggiare, scendi verso il fondo anche a rischio di annegare. Sorridi di questa umanità che si aggroviglia su se stessa, cedi la strada agli alberi. Un altro degli appuntamenti del Festival della Dieta Mediterranea, quello che ha visto protagonista Franco Arminio con il suo libro di poesie Cedi la strada agli alberi, un'occasione per parlare di questo legame unico tra poesia, paesaggio, architettura, territori e comunità. È un libro che raccoglie poesie che ho scritto in vari anni. La prima sezione parla di un tema molto attuale, di alberi, di natura, di un rapporto rinnovato che dobbiamo avere con la natura, un rapporto di rispetto. Gli uomini devono un po' farsi un po' da parte, no? Hanno occupato tutta la scena in questi mesi, abbiamo visto che cosa è successo agli alberi, un vero e proprio rogo, come se ogni albero fosse Giordano Bruno, appunto mandato al rogo da questa malattia degli umani di occupare tutto, di ignorare appunto che gli alberi sono esseri viventi. Poi c'è una sezione sull'amore e una sezione finale sugli affetti familiari. È un libro a cui tengo molto perché ho raccolto appunto un lungo percorso di poesia. Come nasce e soprattutto come si struttura questo legame, questo rapporto tra la poesia e il paesaggio, l'ambiente? Beh, io sono sempre stato molto attento ai luoghi, ai paesi, ai paesaggi. Mi pare che negli ultimi anni ci sia un'attenzione rinnovata, diffusa su questo tema, quindi è come se avessi un po' anticipato questa faccenda. Sono molto contento che c'è una rinnovata attenzione appunto al paesaggio. Poesia e paesaggio sono vicine, sono accomunate dal fatto dello sguardo. La poesia è uno sguardo sul mondo e quando si guarda il mondo si guarda il paesaggio del mondo. Io sono molto felice di svegliarmi la mattina, di poter vedere un luogo, un paese, una strada, il mare, una montagna, un albero. Noi siamo tutti dei ricchi possidenti perché abbiamo tanto paesaggio intorno a noi. A moderare l'incontro nell'incantevole giardino del Museo Vivo del Mare a Palazzo Vinci Prova, l'architetto Roberta Pastore, che ha parlato proprio del legame tra la poesia e l'architettura. Sì, stasera faremo questa piccola sperimentazione, confronteremo un po' la poesia e l'architettura che sembrano dei mondi distanti, invece sono molto molto vicini e legati. Leggendo il libro di Franco Arminio mi è sembrato un po' un manuale di architettura sostenibile, perché si parla di paesaggio, di vento, di luce, di comunità, quindi un architetto che si avvicina alla poesia, secondo me ha quella marcia in più per realizzare degli interventi progettuali più empatici con le comunità. Quindi servono più poeti, servono più persone che leggono poesia e quello che sta tutta la comunità che si muove intorno a Franco Arminio, una comunità bellissima, forte, trasversale, da nord a sud dell'Italia e aiuta un po' tutti a sentirsi un po' più vicino alle emozioni, ai piccoli paesi, a tutto ciò che forse abbiamo dimenticato.